Officina L'Aquila rappresenta un momento di conoscenza. Partner importante è il Gran Sasso Science Institute, che mette a disposizione le sue competenze e conoscenze a servizio dell'Aquila e della ricostruzione. Con loro si parlerà anche di futuro e 5G. Poi abbiamo curato e fatto il coordinamento del progetto Open Data Ricostruzione, che è un sito web che raccoglie tutte le informazioni relative alla ricostruzione dell'Aquila, le informazioni per ora soltanto di tipo finanziario. Tenete conto però, io ho detto soltanto, ma questo avverbio non va bene, nel senso che è un esempio che è stato premiato dall'Unione Europea, è l'esempio di rendicontazione più dettagliata di una spesa pubblica che in Italia sia mai stata fatta. Quindi, insomma, da questo punto di vista Open Data Ricostruzione è un bel passo avanti. Lo stiamo però migliorando e vorremmo aggiungere, accanto ai dati della ricostruzione, anche i dati sulla sicurezza antisismica, in qualche modo per restituire l'informazione su quanto è stato speso e per fare cosa. Quindi questa è un'altra attività legata alla ricostruzione che è del Gran Sasso Science Institute. Concludo dicendo che stiamo lavorando a un grande progetto sulla città dell'Aquila che abbiamo chiamato Center for Urban Informatics and Modeling. È un'attività che si dipanerà nell'arco dei prossimi 3 anni. I primi risultati si vedranno alla fine dell'anno, diciamo fra circa un anno. E con questa iniziativa vogliamo strumentare il centro storico della città con tutta una serie di rivelatori per monitorare aria e altri parametri, nonché il traffico, la cosiddetta walkability, cioè quanto è a misura di pedone o di carrozzina la città, per restituire ai cittadini che ci vivono uno strumento in più per poter vivere qui. L'ANCE da sempre sposa questa iniziativa, sin dal Salone della Ricostruzione. Il confronto tra terremoti e approcci alla ricostruzione è molto importante. Il presidente di ANCE Teramo e vicepresidente di ANCE Abruzzo chiede al governo di spiegare perché la ricostruzione dopo 2 anni non sia mai partita. Norme troppo macchinose o mancanza di soldi ce lo dovranno dire, tuona in conferenza stampa. Come dicevo prima, giustissimo estendere questa manifestazione, questo evento anche alle città del centro Italia colpite dal sisma, perché questo, insomma, il sisma deve essere, può essere e deve essere un'opportunità per ricostruire l'intero tessuto socio-economico del centro Italia, che purtroppo con il tempo è andato un po' scemando a favore di grandi centri abitati che sono, insomma, nel centro Italia.